Ciao e benvenuti in questo nuovo video di AstroPic. Io sono Mario e oggi continueremo la nostra avventura con il software Space Engine. Dopo la sigla! Ok, siamo pronti. Quindi, per questa puntata avrei in mente di andare a esplorare quella che è la galassia di Bode. Quindi uscire dai confini della nostra galassia a tutti gli effetti e andare a vedere questa galassia che ho ripreso, come avete potuto ben vedere, nello scorso video insieme alla galassia Sigaro. Quindi ecco qui, noi abbiamo appena inserito nel campo di ricerca la sigla, perché all'interno di Space Engine, almeno da quello che ho visto io, possiamo ricercare le galassie, le varie galassie attraverso le varie sigle. Non so se sono presenti anche le altre sigle, ovvero del catalogo Messier, per esempio, non ne ho idea. Ho digitato comunque il nome in codice che ha la galassia di Bode, ovvero NGC 3031, unicamente questo codice qua, me l'ha trovata, quindi io gli direi vai, andiamo ad esplorare la galassia di Bode. Così è come ci appare all'interno di Space Engine. Proviamo a guadagnare una vista di taglio, ecco, in questo modo. Ricorda abbastanza la Sombrero. È molto, molto, molto bella. Poterla vedere anche così è molto, molto, molto bella caratteristica. La galassia di Bode si trova ad una distanza dalla Terra di circa 12 milioni di anni luce, insomma, poco meno. E diciamo che solitamente in campo fotografico viene sempre ripresa insieme alla sua vicina, galassia Sigaro. Ok, io vorrei vedere se si può effettivamente entrare dentro un'altra galassia, esplorare un'altra galassia, insomma. Ci orientiamo bene e direi di andare. Spettacolare. Guardate queste zone oscure, il contrasto di queste zone oscure con tutta la luce che fuoriesce dalla galassia. È davvero spettacolare. In basso a destra vedo un bagliore, questo. Ah, è un'altra galassia, perfetto. È un'altra galassia. Ok, direi di accelerare un pochino la nostra, quella che è la nostra velocità. Mi piace molto anche il fatto che da lontano queste zone oscure sono ben visibili, ben contrastate, no? Proprio perché appunto si viene a generare un contrasto fra la luce, la zona luminosa, relativamente luminosa che sta di dietro, e queste zone scure. E stavo dicendo, mi piace tantissimo il fatto che più noi ci avviciniamo e più queste praticamente si dissolvono in maniera molto molto fine. Credo che sia una cosa abbastanza realistica, eh? Voglio vedere se effettivamente tutte hanno questa particolarità. Ad esempio, se io vado dentro quest'altra zona, vedete qui, e piano piano sparisce. Questa sinceramente è una cosa che mi piace parecchio, eh? Ah, vediamo qua che cosa abbiamo trovato. Una nebulosa. Sinceramente, queste nebulose dentro altre galassie non so quanto siano attendibili.
Cioè, non so se è il programma che effettivamente le genera random o se ci sia un minimo di attendibilità. Se lo sapete, casomai, ovviamente scrivetelo nei commenti. Ma proprio perché comunque la distanza di queste galassie è assolutamente non enorme di più, poter addirittura vedere una nebulosa all'interno, in questo modo, poi. Credo che sia tutto generato comunque dal computer, dal programma. Comunque è davvero bellissimo. All'interno c'è questo nucleo di stelle. Esploriamo quello che sembra un mini ammasso stellare. Fantastico. Bellissimo. Davvero spettacolare, davvero spettacolare. Qua abbiamo un'altra galassia. Di che galassia si tratta? La galassia Sigaro. Io direi di andare ad esplorare anche questo, un'occhiatina veloce magari. Si dà anche alla Sigaro. Aumentiamo la nostra velocità. Ok, semplicemente le galassie, come immaginavo, sono rappresentate in questo modo. Per lo più sono zone molto luminose, alternate a zone relativamente oscure. E ogni tanto credo che il software, il programma, generi qualche nebulosa, insomma, qualche altro elemento. Però devo dire che effettivamente è una grandissima figata fotografare questo oggetto e poi poterlo esplorare in questo modo. Davvero figo. Molto, molto bello. Spettacolare. Davvero spettacolare, ci sono queste tonalità, queste sfumature, questo contrasto fra la luce e le zone in ombra che è davvero incredibile. È davvero incredibile. Ok, quindi praticamente una galassia molto molto semplice, almeno ovviamente per come appare all'interno del software di Space Engine. Io direi di andare verso la Sigaro, che è questa qui. Aumentiamo di tantissimo la velocità, la nostra velocità. Anzi, per sbrigarci magari facciamo una cosa. La selezioniamo e gli diamo il comando, vai. Ah, ok, nella galassia Sigaro invece hanno messo questi getti rossi, i classici getti rossi. Ok, questa cosa qui la apprezzo tantissimo. Pensavo che sarebbe stata un'altra galassia abbastanza di default, diciamo, abbastanza standard. Invece c'è una certa cura per i dettagli, eh? Guardate lì, madonna, è bellissima. Magari riduciamo un attimo la nostra velocità di crociera. Bellissimo, mamma mia. Perfetto, io direi di buttarci proprio di testa dentro la galassia. Siamo già entrati comunque. Huh?
vediamo questo. Cos'è? Una nebulosa sarà? Sì, nebulosa RN 1225-1004, diffusa. Ma ci sono queste robe che sono davvero in tutti i sensi spaziali. Mi addentro all'interno. Come vediamo c'è sempre uno strato di nubi, insomma, di polvere, e poi abbiamo un nucleo. Bellissimo. C'è una tonalità di colori che fa paura comunque. Questo azzurrognolo verde con il rosso, spettacolare. Spettacolare. Perfetto, io direi di andare a vedere se effettivamente si può entrare dentro tutta questa predominante rossa. Andiamo a vedere. Aumentiamo la nostra velocità. Bellissimo, bellissimo. Sì, adesso dovremmo quasi essere entrati. Mamma mia, spettacolare. Siamo all'interno della galassia Sigaro. Ve lo ricordo. Provo ad aumentare un po' la velocità. Piano piano. Il rosso tende a svanire. Ora dovremmo essere in una posizione abbastanza centrale. Infatti, se noi ci giriamo in ogni direzione che possiamo vedere praticamente, in ogni direzione vediamo rosso. Siamo in mezzo a tutta questa predominante rossa. Spettacolare, mamma mia. Ecco lì abbiamo un ammasso globulare, qui. Vero? Sì. Wow, incredibile, incredibile. Vediamo, dai, mamma mia, tutto questo colore che sembra creare una sorta di quadro dalle cornici rosse, è spettacolare. Mamma mia, guardate lì. Vorrei provare a dare un'occhiata alla galassia Sigaro, però da una prospettiva totalmente inedita. Ovvero da sopra. Vediamo un po'. Che poi effettivamente il concetto di sopra, sotto, destra e sinistra all'interno dello spazio non ha poi così tanto senso, ma diciamo, per come siamo abituati a vederla noi sempre, questo sarebbe uno pseudo sopra, diciamo, dai. È bella anche vista da questa prospettiva, devo dire. Magari provo a spostarmi un po' più in avanti. Spettacolare, guardate lì. Davvero spettacolare. Cioè, da un'altra angolazione, quella immagino che debba sempre essere la Bode. Sì, esatto. Vi ricordo che noi abbiamo... Basta selezionare un oggetto e tutte le informazioni che riguardano l'oggetto appena selezionato compaiono in alto a sinistra, qui. Qua possiamo vedere il nome, vedete? Galassia di Bode, questa. Ah no, perfetto, ci sono anche le altre nomenclature, vedete? Abbiamo M81, NGC 3031, che è quella che abbiamo
inserito noi, UGC 5318, MCG 12 10 10. Perfetto, perfetto. Abbiamo tutte le nomenclature, almeno le principali. Perfetto. Bellissimo, bellissimo. Perfetto, grazie mille se avete seguito quest'altra nostra avventura all'interno di Space Engine fino a questo punto. Io non posso far altro che ringraziarvi anche perché il canale, grazie al vostro supporto, ha appena raggiunto e superato i 500 iscritti, quindi 500 volte grazie e anche più. Io vi ricordo che per supportare il canale potete iscrivervi, lasciare mi piace, commentare, condividere i video e anche fare ovviamente il passaparola con tutti i vostri amici appassionati di astronomia e astrofotografia. Non mi rimane che augurarvi cieli sereni, molto più sereni dei miei, e noi ci rivediamo sempre qui sul canale su Astropic nel prossimo video. Ciao!